Doveva essere una giornata di allegria per la festa di laurea di una loro parente e invece questa mattina l'amara sorpresa. Dopo 50 anni di attività, la storica macelleria di Via Litalia all'angolo con Via Muroni è stata devastata da un incendio doloso. Le fiamme, che con molta probabilità sono state appiccate con del liquido infiammabile, presumibilmente benzina, hanno aggredito la porta vetri d'ingresso e distrutto gran parte dell'impianto elettrico, annerito pareti e soffitto e si sono allargate fino al vicino negozio di abbigliamento per bambini, bruciando vasi e insegne. Gli attentatori dovrebbero aver agito poco dopo le 3 di notte. Sul posto sono intervenuti i mezzi del Vigili del Fuoco, hanno spento le fiamme e transennato l'area. Sono in corso indagini da parte della polizia per individuare gli incendiari che, secondo voci non confermate, avrebbero anche rinvenuto un bidoncino di benzina. Inspiegabile l'attentato per il proprietario della macelleria che, mentre controlla i danni, continua a chiedersi a chi ha fatto un torto.